Vorrei che fosse il dottore Longo a presentare il sindaco Vasta, così sono questi due ultimi interventi. Buonasera, è chiaro che in pochi istanti, in pochi minuti non è possibile presentare la figura, la grande figura, dalla statura eccezionale, morale e politica di Franco Vasta. Non è possibile in pochi istanti. Per cui tutti i pensieri che hanno affollato la mia mente questa sera li dovrò sintetizzare in pochissime battute. Mi riprometto di farlo in un'altra serata, con un tempo maggiore a disposizione. Questo sindaco venuto dal nulla, che ha saputo affrontare come un eroe imprese titaniche, che ha avuto davanti a sé delle grandi sfide, ebbene oggi si presenta al cospetto del popolo, nel momento in cui siamo chiamati a decidere di riaffidare le sorti del paese a Franco Vasta, si presenta al cospetto del popolo con la serenità e la consapevolezza di aver vinto e stravinto le grandi sfide che gli stavano davanti. Una tra tante, mettere insieme e governare anime politiche diverse, uomini provenienti da ideologie diverse. Un'altra sfida, fare uscire il paese dal torpore, ridare serenità e slancio, vitalità a questo paese, affrontare i grandi problemi storici del nostro paese, rilanciare l'economia del nostro paese. Ma questo è l'aspetto politico, ma l'uomo, il padre di famiglia, che ha attraversato momenti così dolorosi, lui, la sua famiglia, sua moglie e suoi figli, che nessuno di voi o di noi conosce, nessuno di voi sa cosa significa essere minacciato di morte. Chi di voi può dire quanto dolore si prova? Quale sofferenza hanno provato i suoi figli? Nessuno, perché queste cose solo chi li prova sulla sua pelle ne può conoscere l'intimo significato e può capire cosa significa quel tipo di sofferenza. Ha saputo come un mitico eroe governare la barca e tenere il timone fermo tra i flutti della tempesta in questo mare che poteva farlo infrangere sugli scogli. Ha saputo governare la barca e ha tirato avanti, e noi oggi lo dobbiamo ringraziare anche e soprattutto per questo. Ma la cosa più grandiosa, capisco che il tempo è breve, Franco, anzi ti invito ad avvicinarti mentre io mi avvio alla conclusione. Ma la cosa più grandiosa che ha saputo fare non è la Roccella, l'AFEM, queste cose le può fare chiunque, è l'aver nella sua persona unito, congiunto l'etica politica e l'etica personale. Non mi dilungo sul concetto di etica politica, lo farò in un'altra serata, parlando anche di filosofia in questa piazza, con il richiamo e riferimenti ai padri della filosofia, ma di etica personale, fatta di onestà, di rigore morale, di oblativismo, di capacità di ascoltare tutti, di destra e di sinistra, chi lo ha votato e chi non lo ha votato, e di avere una parola per tutti, una parola buona. Ma la cosa più grandiosa, permettetemi di dirvelo in chiusura, quest'uomo è entrato all'amministrazione comunale con le mani pulite e ne è uscito con le mani ancora più pulite. Vieni Franco, sali su questo palco e porta con te uno dei grandi di questo paese, Massimo Battaglia, uno dei grandi della storia del nostro paese. Nessuno, in nessun comune esiste un assessore o un sindaco come Franco Vasta, in nessun comune esiste un assessore come Massimo Battaglia. Il popolo di Campofelice non ci negherà il consenso, e siamo sicuri, tranquilli, di poter continuare su questa strada, e nelle noi le elezioni le vinceremo, non
non perché siamo presuntuosi, perché abbiamo fatto il nostro dovere, il nostro sindaco, la nostra squadra ha fatto il suo dovere fino in fondo, avanti su questa strada, glorioso, onesto,